Sì, inauguriamo altri 5 porter, diciamo che nell'ultimo triennio siamo oltre i 40 automezzi nuovi in circolazione, su una flotta complessiva di 70, quindi diciamo che gradualmente stiamo rinnovando tutto il parco automezzi, abbiamo messo in campo un investimento significativo, siamo insomma, a 3 milioni di euro nell'ultimo triennio, che significa risorse che, dell'azienda che sono andate diciamo, investite in sicurezza, in ambiente, cioè significa minori emissioni in atmosfera, minore impatto no, di CO2, sicurezza per i lavoratori, minor consumo di carburante, quindi una serie di leve gestionali che vanno appunto nell'ottica del poi alla fine del miglioramento dell'ottimizzazione del servizio per il cittadino. Abbiamo diciamo, concluso la stabilizzazione del personale, adesso la pianta organica è definita, dal punto di vista dell'equilibrio economico-finanziario l'azienda oggi è una produce, genera cash flow, quindi lo si dimostra con diciamo, questi 3 milioni di euro di automezzi che sono stati inaugurati in questi anni. Proseguiamo in un'ottica diciamo anche, ricordate che ci stiamo occupando anche dell'avvio degli impianti termici, quindi l'azienda oltre che i rifiuti si sta anche cimentando in questa nuova iniziativa. Il futuro ci vede soprattutto nell'ambito della gestione dei vari progetti del PNRR che sono stati approvati, perché noi dobbiamo adesso occuparci insomma, della partenza del primo impianto di multimateriale a Contrado Livola, sul quale chiaramente in collaborazione con il Comune stiamo lavorando per il bando di gara che dovrà poi insomma, individuare il soggetto che si aggiudicherà appunto la gara e dovrà realizzare l'impianto che verrà gestito da Asia, che porterà un'ottimizzazione nell'ambito della raccolta differenziata, che avremo sul territorio e non più a distanza un impiantino che ci consentirà quantomeno sul multimateriale di essere competitivi. Poi a seguire attendiamo anche l'evoluzione un po' della parte provinciale, perché non ci dimentichiamo che tutta la parte dell'indifferenziato non è in capo all'Asia, noi andiamo ancora oggi a Tufino. Quindi cioè, l'auspicio è che si possa finalmente partire anche con quell'impianto in modo che tutti questi tragitti e percorrenze indifferenziato che sono significative, perché noi generiamo 8.000 tonnellate di indifferenziato all'anno, quindi significa percorrenze continue su Napoli, significa mezzi distratti rispetto alla raccolta, straordinari, quindi tutta questa leva se venisse appunto sottratta portata nell'ambito del perimetro no, di prossimità e quindi con una vicinanza territoriale a Casalduni ci consentirebbe un'ulteriore leva. A breve faremo appunto la nuova gara per l'organico, oggi diciamo, il mercato non è più nella fase di rialzo come era una volta, c'è una stabilizzazione dei prezzi, quindi ci aspettiamo anche un risparmio su quel fronte e un'ottimizzazione appunto sulla parte degli automezzi. L'implementazione della TARIP, anche quello è un investimento che nei prossimi 2 anni con la TARIP dovremo, con il punto all'approvazione del progetto del PNR, mette in campo, altre 2 isole ecologiche da realizzare in aggiunta a quella di Contrada Mergiac e un centro del riuso da realizzare appunto anche lì al Doeleco Centro. Dove sarà l'ecocentro? Che abbiano cambiato completamente volto per quanto riguarda la flotta, che era usurata, consunta, non in grado di corrispondere a quello che è il desiderio di amministrazione della cittadinanza e di una qualità per quanto riguarda l'elemento dei rifiuti e anche della vita, che fosse degna una città come è Benevento. E va dato atto all'amministratore Madaro, chi collabora con lui, tutto il personale, che ha fatto una cosa veramente notevole in questi anni. L'ho rinnovato nei giorni scorsi, la fiducia in lui, per altri 3 anni, perché siamo passati da uno scoperto di quasi 1 milione di debiti ad una plusvalenza di 100.000 euro, con un personale in più di 60 unità lavorative a tempo indeterminato, quindi una cosa molto buona. Poi questa di oggi è l'ennesima prova, dimostrazione di come l'Asia si sia determinata ad essere sempre più presente in maniera tecnologicamente rinnovata in realtà nella città di Benevento.